Questa opportunità perché per il park innanzitutto è un piacere poter far giocare tanti ragazzi e avvicinarli a una disciplina sportiva come il tennis, che vale come tantissime altre alle quali voi avete dato risalto. Complimenti, perché per noi come Cambiase Risso è stato il primo anno che siamo vicini a voi in questa avventura, è stata assolutamente piacevolissima, vi meritate il supporto anche per molti anni a venire. Complimenti. Tra l'altro il bello è 46 discipline sportive, tantissimi giovani a giocare nel fine settimana al Porto Articolo, il migliore spot per la promozione di tutte le discipline. Beh, io sono veramente stupito dalla quantità di ragazzi che si avvicinano agli sport più disparati e devo dire che anche noi, i nostri ragazzi della Serie A, sono qui da questa mattina alle 9 e hanno fatto giocare oltre 300 ragazzi e vedo che lo stesso trend c'è in tutte le altre discipline. Ieri sera, questa cosa meravigliosa che avete organizzato, Gala dello Sport, devo dire che ho scoperto anche sport che avevo dimenticato, che addirittura non sapevo nemmeno che esistesse. Ho visto grande passione, grande professionalità anche dei dirigenti e una bellissima esibizione dei ragazzi. E poi la premiazione di Giannessi. Giannessi è un ragazzo di Spezia che è arrivato a giocare al Partennis, che era 850 del mondo, da qualche settimana è 125, ormai è entrato nell'elite del tennis mondiale, deve fare l'ultimo grande salto, lo vedremo sicuramente al torneo di settembre a Genova e magari anche in Coppa Davis. Grazie a tutti i genovesi e l'organizzazione naturalmente per questa grande accoglienza, per ciò che è stato organizzato, per ciò che è stato fatto e poi farmi assistere anche a un incontro dei dilettanti che non ho molte occasioni per vederlo e sono felice, mi piace, sono soddisfatto, sto bene. Ieri il Gala dello Sport, un'occasione per premiare personaggi storici del mondo del pugilato, tanti ori olimpici. Beh, certamente ci siamo trovati anche fra ori olimpici, che non è cosa da poco. Gli olimpionici sono una rarità, direi. E quello che mi auguro è che con la prossima Olimpiade che Londra ci possa premiare ancora, come l'ha sempre fatto con il pugilato. Qualche sorpresa dovrà ben venire fuori. Possiamo attenderci sicuramente qualcosa di buono, Clemente Russo, Cammarelle, personaggi ne avete. Loro hanno già vinto l'Olimpiade, quindi, o perlomeno, sono dei quasi delle sicurezze. Niente certo, niente sicuro, tutto probabile, potrebbe darsi che anche ancora da loro avremo delle grandi soddisfazioni e dagli altri comunque, che quelli che ancora non si sono misurati a questi livelli, ma che impegnati in una Olimpiade vengono fuori quei valori, quelle capacità che un pugile non sa nemmeno di avere. Lo stato di salute del pugilato ligure qual è secondo di noi? Va bene, perché questa sera ho visto dei ragazzi e stiamo vedendo in buona salute, o perlomeno che si esprimono bene sul ring, che fanno vedere il pugilato, quello vero, quello che statisticamente parlando all'apice. E della tua mostra invece cosa hai apprezzato di più? La mostra ho apprezzato che è stata apprezzata e che voi l'avete frequentata, l'avete vista, siete venuti in tanti. Sono contento, ecco, mi fa piacere. Grazie per essere venuto a Genova. Grazie a Genova per avermi ricevuto. Se
sempre un piacere partecipare a questa festa dello sport che ogni anno ci accompagna a Genova, soprattutto poi quando si fa un qualcosa per gli altri, no? Come per la Gigi Ghirotti, e quando poi si vedono così tanti bambini festanti e sorridenti, credo che sia sempre qualcosa di importante e speciale. Cosa ti chiedono i ragazzi quando ti incontrano? Niente, come ho fatto arrivare a giocare ad alti livelli, io gli dico che prima di tutto bisogna studiare e poi metterci passione per quello che si fa, perché attraverso la passione si riesce a raggiungere i risultati e anche i propri sogni. Come ti sei avvicinato allo sport? Fin da bambino, come tutti questi bambini che si vedono oggi, avevo 6 anni, ho tirato i primi calci nel Genoa fino ad arrivare alla prima squadra attraverso un passaggio di selezioni e poi sono stato qualificato dagli allenatori che c'erano ai tempi per far sì che arrivassi fino in prima squadra. Come vedi il calcio di oggi? Il calcio di oggi lo vedo un po' cambiato, un po' troppo forse esasperato. C'è poco tempo, non si ha tempo per aspettare, no? Per far sì che anche gli stessi giovani escono fuori e dimostrino quel talento o quella voglia o quella stessa passione che loro hanno fin da bambini. Ci bisognerebbe a volte fare più un passo indietro che 10 passi avanti. Il primo calcio che hai tirato al pallone? Credo che me l'ha fatto calciare sia mia mamma che mio papà a 9 mesi, quando ho cominciato a camminare. Quindi proprio fin dall'inizio? Sì, fin dall'inizio già correvo, già avevo questo pallone tra i piedi, quindi credo che sia nato insieme al pallone. Era destino. Bellissima, peraltro in uno scenario meraviglioso. Lo sport è una componente fondamentale della crescita dei ragazzi e lo sport porta dei valori che sono a fondamento delle persone, e io credo che queste iniziative che si rivolgono poi alla crescita dei giovani sia assolutamente auspicabile. Tra l'altro una bella notizia, perché è un'iniziativa benefica importante che state portando avanti con la vostra associazione, una bella collaborazione che porterà ad avere un campo da basket in Camerun, giusto? La possiamo raccontare bene? Sì, è una cosa bellissima. Ci siamo conosciuti con Angelo per diversi motivi legati alla pallacanestro, e Angelo, che fa parte dell'associazione appunto Clan Piranhas, ha deciso di aiutare la nostra associazione Sports Around the World, che si occupa di dare il gioco ai bambini africani in certi paesi dell'Africa. Ha deciso di aiutarci e di promuovere la costruzione di questo campo, che abbiamo identificato in una zona del Camerun ben precisa, legandolo proprio al mare di Genova, in una zona quindi di mare del Camerun che si chiama Kribi. E l'idea è di costruire un campo lì, anche perché abbiamo avuto una richiesta in questo senso proprio da parte del Ministero dello Sport del Camerun, e sarà molto bello. Abbiamo ricevuto un regalo bellissimo di 3.000 euro, che è tantissimo per noi, è una cosa meravigliosa, e con questi noi diamo il via e credo che riusciremo a completare questo campo e poi con un po' di tempo portare il progetto sportivo proprio in quella zona. Abbiamo coinvolto tanti ragazzi che giocano a pallacanestro, allenatori, ragazzini, famiglie, e siamo riusciti con una serie di iniziative a raccogliere una cifra che spero sia sufficiente per dare una mano a Stefano e alla sua associazione Sports Around the World per costruire un campo in Africa, che magari può sembrare una cosa da poco, nel senso che uno dice ci sono tante cose più importanti. Io credo che però se vicino a una scuola c'è un campo da pallacanestro e ci sono dei ragazzi che hanno voglia di giocare, dopo le lezioni si allontanano di meno, si divertono, stanno insieme, imparano qualche cosa di importante per la loro vita, no? Perché poi la pallacanestro, come tanti altri sport, insegna a stare al proprio posto, ai piccolini a stare in fila, a quelli più grandi ad accettare le sconfitte e essere felici per le vittorie, ma sempre tutti insieme. E questo un po' è stato lo spirito che ci ha accompagnato nella storia nostra di sportivi, e adesso vogliamo provare a dare una mano a chi si impegna poi concretamente, perché poi c'è qualcuno che ci va là in Camerun e noi raccogliamo qualche soldo e cerchiamo di dare una mano, però poi ci sono quelli che ci vanno, che li portano, che comprano gli oggetti, che costruiscono il campo proprio dal punto di vista pratico, e insomma
è bello dargli una mano. Lo Star Game studentesco, Angelo Della Rovere, spiegaci che cosa è stato il basket alla festa dello sport del Porto Vecchio. Sì, è stato un progetto LIBS, cioè Lega Italiana Basket Studentesco, che ha fatto un esperimento su Genova assieme all'ufficio sport scolastico, e abbiamo raccolto tutti gli studenti più meritevoli che hanno partecipato agli studenteschi di basket e ai duelli LIBS, quindi a sfide tra licei. Questo è stato un momento molto importante di partenza. Vogliamo che si parta da qua per poter poi dare la possibilità di svolgere, di fare azioni di sport nella scuola attraverso questo progetto LIBS. Quanti ragazzi avete coinvolto? Ci sono, adesso sono stati protagonisti due gruppi di cheerleaders, sempre per la provincia di Genova, e quindi sono più di 20 ragazze, e poi ci sono due squadre di atleti rappresentati, altri 30 ragazzi, più il progetto scuole medie, che quindi prende altri 15 più 15 ragazzi. In totale sono oltre 50 ragazzi che si sono esibiti allo Star Game, e chiaramente poi il progetto prende tutte le scuole, quindi ha numeri importanti. Basket è la tua passione, l'hai raccontata anche in un libro. Sì, esatto, siamo partiti dal liceo nel pallone l'anno scorso, proprio in questi lidi. Dobbiamo ringraziare lo Sprint che ha creduto in questo progetto. Attraverso il libro abbiamo anche raccolto fondi per la costruzione di un campo in Africa, e proprio con l'idea di fare un racconto dentro una scuola dove scoppia la passione per lo sport e per il basket, è nato un progetto vero che si sta sviluppando.